Allora, ostruzione parziale. L'ostruzione parziale si incoraggia il bambino a tossire. Non si fa assolutamente nulla, ci si mette alla sua altezza e si incoraggia a tossire. Questa è l'ostruzione parziale. Lui sta tossendo. Tossisci. A un certo punto da parziale diventa totale, però è cosciente, quindi porterà le mani alla gola e qua bisogna intervenire con la manovra di disostruzione. Quindi prendiamo il bambino, passiamo le mani sotto le ascelle per tenerlo in sicurezza, mettiamo una mano sul mento in modo che teniamo la testa ferma, ci posizioniamo in ginocchio e appoggiamo il torace del bambino sul ginocchio. Dopodiché diamo 5 colpi forti. Se non esce niente, dobbiamo fare un'altra tipologia di manovra. Quindi dovrò fare la manovra di Emmerich, ovvero sia dovrò con la mano a C mettere il pollice alla fine delle costole, l'indice lo mettiamo all'ombelico, l'altra mano chiudiamo a pugno col dito dentro, la base che formiamo la mettiamo sullo spazio che abbiamo trovato tra il pollice e l'indice e mangiamo la minestra, facciamo la manovra a cucchiaio, dentro e fuori, dentro e su, per fare in modo di far uscire la roba, altre 5 volte, quando il bambino è sempre cosciente. Se non esce niente, rifacciamo l'altra manovra, quindi di nuovo giù al ginocchio e via. A un certo punto, se non riusciamo ad espellere il corpo estraneo, il bambino diventerà incosciente, ovvero sia non avremo più la rigidità dei muscoli, ma sarà tutto flosso. In questo caso diventa incosciente, lo posizioniamo a terra. Nel frattempo c'è da chiamare l'ambulanza? Sì, infatti, nel frattempo, quando io il bambino incosciente, si allerta subito l'118 o l112. In questo caso, quando diventa incosciente totale, riallerto l112, quindi ho ancora il bambino incosciente e comincio un'altra tipologia di manovra. L'altra tipologia di manovra è questa. Prima devo fare 5 insufflazioni di soccorso, cioè devo dare aria al bambino per 5 volte. Questo non serve per dare aria al bambino, ma serve per vedere se spostiamo il corpo estraneo. Per cui anche darla con forza? No, con forza no. Non serve. Bisogna andare normalmente, come diciamo, se facciamo bocca a bocca, sì, con il nostro respiro in uscita. Ho capito. Ovviamente attenzione che questa cosa si fa solamente su persone di famiglie che si conoscono, sono estraneo, devo stare Bravissimo. Attento con la protezione, esatto, devo avere i mezzi protettivi per far questo in un estraneo, mentre per i parenti si può fare. Se abbiamo un parente lo facciamo, altrimenti se siamo in piazza come adesso possiamo dire al parente suo, la mamma, per piacere signora faccia così come le dico perché è importante fare questa cosa. Quindi diciamo che è suo figlio, quindi fa 5 volte, vede di riuscire a spostare. Fatto questo, dà un'occhiata veloce e vede se il bambino si muove. Se il bambino non piange, non si muove, non ho spostato niente e devo cominciare le manovre di rianimazione finché arrivano i soccorsi. Quindi una mano sola nel bambino, tra i due capezzoli al centro del torace e devo fare delle compressioni veloci. Quindi devo fare 30 compressioni veloci, sono 100 compressioni al minuto. Fatto le 30, devo fare 2 insufflazioni. Fino a quando si ha la forza fino a per quando farlo, fino a sono quando arrivano le, i soccorsi? Sono 3 diciamo, i casi. Quando finché si ha la forza di farlo, finché arrivano i soccorsi, finché il bambino si riprende. Una volta che comincio questo non devo mai smettere, a meno che non entri in questi 3 casi qua. E vado avanti finché arrivano i soccorsi, quello che può succedere.